Benvenuti a Grande News. Roberto Salvagno, motociclista 38enne originario di Manta, ha perso la vita sul circuito del Mugello in un incidente con la sua due ruote, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti. Il suo decesso è avvenuto dopo il ricovero in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, Salvagno ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki Ninja 600, mentre stava affrontando l'ultima curva prima del rettilineo di fronte al traguardo. Poiché non vi sono stati altri motociclisti coinvolti nell'incidente, si sta indagando in questo momento su tre ipotesi: un errore di guida, un malore o un guasto meccanico della moto. Appassionato di due ruote e operaio alla Alstom di Savigliano, Roberto Salvagno lascia la madre Giovanna, la sorella Paola e il cognato. In attesa dell'autorizzazione da parte delle autorità, la sua salma è stata composta nel cimitero di un comune toscano vicino al circuito del Mugello. La data dei funerali, che si svolgeranno a Manta, non è stata ancora fissata. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 settembre, intorno alle 4, un'automobile è andata completamente distrutta a causa di un incendio scoppiato a Cuneo, in zona Basse di Sant'Anna. I vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in meno di 40 minuti, ritengono possa trattarsi di dolo. L'auto andata a fuoco era priva di targa e l'identificazione del suo proprietario è stata affidata ai carabinieri. Si sospetta possa essere stata rubata. La mattina di lunedì 17 settembre ha avuto luogo alle Valdigi la prima riunione del Consiglio d'amministrazione dell'aeroporto Cuneo Alpi del Mare, presieduto da Guido Crosetto. Gian Pietro Pepino è stato confermato direttore generale dello scalo, mentre Giovanni Battista Mellano è il nuovo vicepresidente. Per le altre deleghe la riunione è stata aggiornata al pomeriggio di venerdì 21 settembre. Il presidente e tutti i componenti del CDA hanno rinunciato a percepire qualsiasi gettone. La mattina di domenica 16 settembre il ministro della Salute Renato Balduzzi, invitato per le ore 11 a visitare il cantiere in costruzione dell'ospedale di Verduno, ha partecipato a sorpresa alla festa che poche ore prima si è tenuta in Piazza Duomo ad Alba per i 35 anni della SAVA, la locale associazione Servizi Autisti Volontari Ambulanza. I sei soci fondatori dell'associazione sono stati premiati dal ministro in persona, che si è poi diretto al cantiere. A tutti il ministro Balduzzi ha dichiarato che tornerà a Verduno in occasione dell'inaugurazione dell'opera prevista nel settembre 2014, anche se per quel giorno non sarà più ministro. E siamo allo sport. La partita di calcio prima divisione che si è svolta domenica 16 settembre tra l'AC Cuneo 1905 e la Reggiana si è conclusa con il punteggio di 0-2 a favore di quest'ultima. La squadra cuneese, giocando sul campo della Reggiana, è stata travolta dagli avversari, che hanno saputo trarre vantaggio da due errori nella sua difesa. E siamo agli eventi Vernissage. Sabato 22 settembre alle ore 18 presso la Fondazione Bottari Lattes del diario fotografico di Pepi Merisio e Mario Dondero. 60 scatti di due tra i più grandi fotografi italiani che hanno caratterizzato la storia italiana tra gli anni 50 e 60. La mostra è a cura di Daniela Trunfi e sarà visitabile fino al 28 di ottobre. Era l'ultima notizia per oggi, grazie dell'attenzione e a domani.